No, neanch'io vado dal barbiere molto più modestamente, è chiaro, insomma, del nostro Presidente della Repubblica. Perché, insomma, questi sono tempi cupi di orizzonti ristretti, come si dice nel linguaggio carcerario. E quella che stiamo scontando è una sorta di detenzione, insomma, collettiva. E proprio perché sono orizzonti ristretti, mi è sembrato giusto oggi proporvi un libro che di tutto parla tranne che di questo, parla di grandi orizzonti anche geografici e di libertà. Vi propongo L'Etigrimon Precem di Emilio Salgari, un libro scritto, pubblicato nel 1900 esatto, quindi 120 anni fa, ma scritto insomma alla fine dell'Ottocento, a partire dal 1883 in varie versioni, in varie redazioni. Ora, per quanto io lo abbia letto in terza elementare, non è un libro per bambini, non è certamente un libro per bambini di oggi. Mia nipote Margherita, che ha tentato di leggerlo, non so con quali esiti, insomma, circa 10 anni, alla fine mi ha detto: no, zio, che italiano strano. Ed effettivamente è il punto di vista di una persona che legge molto, ma è vissuta 110 anni dopo che Emilio Salgari lo ha dato alle stampe. E il primo romanzo che ho letto, poco dopo, un paio d'anni dopo, su di noi si è abbattuto il ciclone di un meraviglioso sceneggiato di Sergio Sollima, interpretato in modo memorabile da Kabir Bedi, che è diventato per tutti noi, me compreso che partivo dai romanzi, è diventato Sandokan per eccellenza. E poi c'è Marianna, e poi c'è Yanez, e poi c'è Sambillon, e poi c'è un indimenticabile James Brooke. Ma torniamo al libro, perché, come dire, questo libro di Salgari è un libro, quello che vi propongo oggi, è un libro complicato, a suo modo è un libro complesso, è un libro con un italiano, diciamo, non scritto con i criteri di oggi, come è ovvio, per la diacronia, ma è un grande esempio di scrittura. Soprattutto ovviamente in alcuni passaggi, poi dopodiché lasciate perdere il fatto che su Salgari ci sono stati giudizi moralistici assolutamente inaccettabili. Quello che vi sto per proporre è uno dei più grandi romanzi della fine dell'Ottocento italiano, per me questo è indubitabile. E poi certo, insomma, Salgari, bello mio, purtroppo, avendo dei contratti capestro, dovendo lavorare per vivere, per mantenere una famiglia, aveva dei debiti non da gioco, ma per motivi di salute, per motivi di salute della moglie, eccetera, eccetera, è chiaro che doveva sfornare, dopo questo, doveva sfornare un libro ogni 3 mesi. E quando si deve scrivere tanto, è chiaro che la qualità ne risente. Però, nonostante questo, Salgari inanella una serie di 5 capolavori assoluti nella letteratura italiana, come I misteri della giungla nera, L'Etigrimon Precem, che è il romanzo che oggi vi voglio proporre, poi I pirati della Malesia, poi Le due tigri, poi Il re del mare. E si tratta di un grande esempio di scrittura. Io adesso vi leggo un passaggio. Si tratta della prima notte in cui Marianna è libera dallo zio Lord Geelong. Sono riusciti lei con i pirati della Malesia a salpare dalle coste di Labuan e vanno verso Monprocem, ma sono ancora a Labuan di fatto, sono ancora in mare a Labuan. La notte era magnifica. La luna, quell'astro delle notti serene, splendeva in un cielo senza nubi, proiettando la pallida sua luce di un azzurro trasparente, di un'infinita dolcezza, sopra le oscure e misteriose foreste, sopra le mormoranti acque del fiumicello e riflettendosi con vago tremolio sui flutti dell'ampio mare della Malesia. Un soave venticello, carico delle esalazioni profumate delle grandi piante, agitava con lieve sussurrio le fronde e scendendo la placida marina, moriva nei lontani orizzonti dell'ovest. Tutto era silenzio, tutto era mistero e pace. Solo di tratto in tratto si udiva la risacca che rompeva con monotono gorgoglio sulle deserte sabbie del Lido e il gemito della brezza che pareva un flebile lamento e un singhiozzo che si alzava sul ponte del prao corsaro.
Un passaggio di questo genere, scritto in modo da brividi, una delle più belle descrizioni notturne della letteratura italiana, è solo uno degli aspetti di questo romanzo di Emilio Salgari. E poi c'è il senso della giustizia primitivo, e poi c'è l'intelligenza di Yanez, e poi c'è il candore di Marianna, e poi ci sono le foreste del Borneo, e poi c'è il mare sconfinato della Malesia, e poi ci sono queste bellissime parole che hanno infuocato il cuore di tutti noi, il Cris, il Prao, il Durion, questo frutto stranissimo che poi, insomma, abbiamo poi, quando siamo diventati grandicelli, abbiamo tutti cercato in rete, e sono cose che ci sono entrate nella pelle per non uscirne mai più. Sandokan una volta, Sandokan per sempre. Le tigri della Malesia, le tigri di Mompracem è il romanzo che io caldamente consiglio, per queste sere di orizzonti ristretti.